Oggi è venerdì 25 e lavoro sia oggi che domani, sabato 26, quindi ho deciso che vi porto un weekend con me a lavoro. Allora, non badate al casino che c'è, comunque questo qua è il mio trucco mattutino, nel senso che ho fatto appunto anche la laminazione alle mie sopracciglia e ovviamente come potete vedere ci sono anche le ciglia belle tirate su. Un po' di contouring e ho messo anche un po' il correttore perché anzi così si nota molto molto meno qua le borse che ho. Vabbè. Vado al lavoro e ci vediamo dopo perché tanto oggi lavoro solo la mattina e anche perché oggi pomeriggio, cioè oggi appena esco in realtà ho un bel po' di robe da fare. Ok, allora ormai è sera, io mi sono fatta una doccia e niente, nonostante io sia appena uscita, cioè doccia, perché doccia proprio mi sono lavata anche i capelli. E devo dire che mamma mia, ho il catarro nelle orecchie, aiuto. Devo dire che la laminazione è perdura. Comunque questo, come si dice? Oh mamma! Questo accappatoio, ecco, è della Thun, scusate il water, non fateci caso, e tra l'altro è un regalo della mamma di Marco, mi piace tantissimo. Purtroppo l'altro telefono è in carica. No, vabbè, sai che fa un po' schifo con questo telefono. Ah, li scoli già. Poi questi si conservano, filetto di tonno. Spaghettus, poi dopo vanno qua dentro, si fanno mantecare, giusto? Poi si mette questo. Corretto o no? O no? Non mi ricordo neanche più. Vabbè, vedi, talmente non li fai da un sacco. Scherzo, amore. E poi questi per ultimi, e anche questo, così diceva lo chef. Cioè che questi qui sono le olive che ha portato la mamma di Marco da giù, cioè che hanno portato i genitori di Marco da giù. Alexa, quanto manca? Buongiorno, allora, oggi è sabato 26 e andiamo a lavoro. Bonjour, bonjour. Allora, io niente, sono arrivata, adesso vado. Stamattina devo aprire io la sede. Ogni tanto devo fare anche la segretaria. Tralasciamo questo dettaglio che poi, insomma, ve ne parlerò, insomma, meno male che sono qua ancora per poco. E niente, invece poi, oggi pomeriggio, ho, insomma, dei mini interventini con un dermatologo con cui lavoro. Vabbè, insomma, questo è proprio un altro lavoro che ho deciso di intraprendere, soprattutto perché secondo me, cioè a livello proprio anche di esperienza, è una cosa un po' diversa da quello che faccio tutti i giorni. Lo faccio 2 volte al mese, sono 2 sabati al mese, però mi piace, cioè almeno impiego il mio tempo anche così. Fanciulli, allora eccomi ritornata a casa, stavo scaldando una noce di burro proprio, aspettate che metto qua così almeno mi vedete decentemente. Niente, io sono uscita da lavoro e adesso invece mangio e poi vado, cioè mi preparo in realtà. Volevo riposarmi un attimo, penso che partirò per le 11:30, 11:35 così, perché il primo intervento ce lo abbiamo alle 12:20 preciso, però penso che arriverò per le 12, così il tempo che mi cambia, eccetera. Il medico fa la visita che deve fare, che ha precedentemente dalle 12 alle 12:20 e poi dopo attacchiamo. E niente, insomma, penso che mi mangerò appunto 2 uova strapazzate così veloci dentro un panino. Mamma mia. Io ho ancora un catarro allucinante, vabbè. Comunque, molto bene. Abbiamo queste ultime 2 fettine di pane. E poi non l'abbiamo più. No, aspettate. No, non è vero, non è vero.
C'è questo che è il pan brioche dell'Estilunga, che a me piace tantissimo anche da mangiare col salato. Aspettate che qua sto qua, ci aiuto, si è bruciacchiato tutto. Bene, cucino e ci vediamo dopo. Velocissimo, uova strapazzate, pane e il formaggio avanzato spalmabile. Bene, buon appetito. No, mangio così e poi mi prendo un caffè, perché ovviamente sono già le 11, io alle 11 e mezza massimo 11:35 devo essere fuori. Mangiamo. Ok, aiuto, sono ritardissima, ci arrivo proprio spaccata, però ce la posso fare. Ritorno al lavoro. Salame, ma c'era già prima, l'hai aggiunta adesso? Ti amo. Lasciamole. Ah sì. Buongiorno, mamma mia, sono le 7:30 e buon lunedì. Allora, in realtà mi sono anche svegliata abbastanza tardi perché ho un bel po' di cose da fare, però volevo fare un video conclusione, un video riassuntivo del... aiuto, aspettate un attimo, ho i capelli che sembro una pazza, del mio weekend. Ecco, in realtà fondamentalmente non è che abbiamo fatto chissà che cosa, devo essere sincera, nel senso che appunto io la mattina sono andata a lavoro e anche il pomeriggio ho finito tipo alle 2, solo che dovevo andare a fare un po' di cose, dovevo andare a fare benzina, dovevo passare da mia zia a prendere un pacco per una collaborazione, perché me l'aveva ritirato lei alla fine, e poi già che c'ero ho detto vabbè, senti, vado da mia mamma e vado a ritirare, cioè mi sono fatta mettere fuori dalla porta un pacco, e quindi niente. Subito dopo appunto sono uscita la sera a mangiare con degli amici di Marco, e niente, e poi sono andata, sta scendendo sta videocamera, e poi siamo tornati a casa collassate nel letto, non ci siamo resi, cioè almeno io soprattutto non mi sono resa conto che la mattina cambiava l'ora, quindi ieri che era domenica 27, e la mattina è volata, cioè ma è volata proprio, di solito noi ci mettiamo a fare cose a casa eccetera, in realtà poi siamo andati a mangiare nella nostra pizzeria preferita qui a Monza, ovvero da Vito Antonio, che in realtà è il proprietario, anche insomma nostro amico, e dato che ci aveva portato la pizza durante il lockdown, che vi giuro, cioè era stato super 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 di gentile, disponibile veramente, ragazzi, cioè adesso va bene tutto, noi ok prendiamo la pizza da lui una volta a settimana, perché non mangiamo la pizza napoletana durante la settimana, cioè se vogliamo andare a mangiare la pizza napoletana andiamo a Milano nei ristoranti proprio appositi, però cioè vi giuro, durante il lockdown noi, io mi ricordo che mi dovevo vedere con appunto una coppia di miei amici, e poi è saltato tutto perché ovviamente siamo risultati positivi, però comunque avevamo voglia lo stesso di pizza, ed è stato nel periodo in cui io poi ho iniziato a risentire i sapori. E abbiamo chiamato Antonio e lui tranquillissimo ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, se mi mettete una sedia sopra, cioè sul pianerottolo o comunque dove, appena insomma all'entrata di casa vostra, io ve la appoggio e i soldi me li date la prossima volta. Cioè veramente super 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 carino, quindi cioè, veramente in questo periodo qua, a parte la spesa online, lui è stato davvero super carino. E quindi ieri siamo andati a mangiarla da lui, dato che noi comunque la ordiniamo sempre qua a casa, e vi giuro, cioè è tutta un'altra storia, nel senso che lì veramente è super 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 buona, cioè appena fatta, e mamma mia, mamma mia. E niente, poi subito dopo siamo andati al parco, cioè io stavo morendo e dovevo in più recuperare la puntata di Amici, però siamo andati al parco e basta. Cioè siamo tornati a casa, io mi sono messa a letto e mi sono messa a vedere dei video finché
Mi sono resa conto che erano le 10 di sera e giustamente Marco mi fa: ascolta, io devo andare a lavoro domani, mi devo svegliare presto, quindi forse è il caso di andare a dormire, e noi non abbiamo cenato. Vabbè, recupereremo oggi, insomma. E pazienza, dai. Quindi, insomma, questo qui è stato il mio weekend. E la mattina ho fatto prelievi. Invece il pomeriggio, cioè primo pomeriggio, diciamo così, da mezzogiorno, fondamentalmente ho iniziato a lavorare con questo dermatologo che ho conosciuto nel mio primo lavoro, diciamo così, che poi attualmente ce l'ho ancora, la mia prima collaborazione, e facciamo interventini di mini chirurgia, cosa che non mi aspettavo che mi piacesse, se devo essere sincera, cioè mi piace proprio, ok? A Milano già li faccio, però appunto questa è una cosa in più, insomma, il compenso non è neanche per niente male, e non va ad ore, ma va per prestazioni, quindi due volte al mese vado a fare questa cosa, e sono contenta, perché a parte che imparo sempre un sacco di cose, mi piace proprio, cioè non l'avrei mai detto, perché non è da me, che il fatto che mi piaccia un po' il mondo della chirurgia, no? E niente, io anche il martedì e il giovedì faccio chirurgia, però appunto a Milano, nel mio principale, diciamo così, lavoro. E, però questa è una cosa in più, ecco, che mi piace fare, che ho cercato di, insomma, ho avuto questa opportunità che mi è stata offerta, ho detto, caspita, non la colgo al balzo, e infatti sono super contenta, ma veramente super super super. E niente, basta, oggi inizia una nuova settimana, io questo vlog cerco di caricarvelo oggi stesso, vediamo qualcosa combino, e poi vi racconterò nel prossimo weekly vlog, come andrà questa settimana, perché stamattina appunto, vabbè, non vi anticipo niente, e basta, ci vediamo in un prossimo video.